Il 9 febbraio è una data storica per la città di Cagli. Nel 1287 fu distrutta sul colle della Banderuola, alle falde del Petrano, nella lotta tra Guelfi e Ghibellini, l'antica Cale. Il 9 febbraio del 1289, su volere del Papa marchigiano Niccolò IV, iniziò la ricostruzione del centro storico attuale. E anche in questo 9 febbraio del 2012 qualcosa di storico c'è da ricordare. Dopo molti anni di tregua, il termometro ha fatto registrare una minima di meno 15 gradi, con punte di meno 18-20 in cima al Catia, Petrano e Nerone. In città, tanti disagi per il gelo e per i candelotti di ghiaccio che pendono dai tetti come spade appuntite sulla testa dei passanti. Mentre l'emergenza continua, tra neve e freddo davvero pungente, come ogni mattina di questo febbraio 2012, vediamo nel servizio come si organizzano i soccorsi nella sala operativa comunale, dove si danno appuntamento varie autorità per stabilire interventi e priorità. Questa volta, dopo gli interventi notturni dei vigili del fuoco, vedremo all'opera gli uomini del locale comando della forestale, con l'intervista al comandante Armando Rocchetti. La nostra dov'è? Allora, siamo in attesa dell'elicottero della forestale che verrà a breve per portare del fieno per soccorrere degli animali bloccati in montagna in una stalla che è in alta quota, purtroppo sul Monte Pietralata, e poi vedremo se ci sono altri interventi urgenti da fare. Durante la settimana, quindi dal 31, praticamente abbiamo fatto diversi interventi. Prima abbiamo cercato di portare avanti il discorso legato soprattutto al soccorso alle famiglie, portando medicinali, viveri e andando a recuperare anche diverse persone che erano rimaste isolate. Il problema più grosso è stato forse che in contemporanea sono stati dei blackout abbastanza importanti, con frazioni e zone isolate completamente senza corrente elettrica, per cui il problema era soprattutto per il riscaldamento, che chi è in campagna, bene o male che ha ancora qualche stufa, legna o camino, si difende abbastanza bene, ma chi va soltanto con l'energia elettrica, con i termosifoni, ha dei problemi un pochino più importanti. In campagna poi sappiamo che esiste soltanto il discorso, cioè ormai la popolazione è ultra cinquantenne, 50, oltre 50 anni perché non ci sta più nessuno, i giovani non ci sono, sono persone anziane. E fortunatamente si adeguano abbastanza bene perché sono abituati forse a queste condizioni, però sicuramente la cosa è stata problematica perché soprattutto il perdurare della perturbazione che mentre gli altri anni con un paio di giorni si riusciva comunque, smetteva le nevicate, adesso invece è stata una cosa abbastanza importante, ha nevicato ininterrottamente per 4-5 giorni e soprattutto ha colpito tutta l'intera provincia. Quanti centimetri di neve? Metri? Allora, la neve è andata molto a zone, sembra strano, ma forse le zone più interne, più tipo Chiaserna, paesi così, forse ce n'è meno che a Cagli. A Cagli abbiamo raggiunto tranquillamente il metro, 1,10 m di neve in molte zone, anche all'interno del paese, insomma. E in molte zone dove un po' il vento, oppure perché comunque sia, ci sono delle barriere naturali, ha superato anche i 2 metri. Per quanto riguarda la stabilità dei tetti in campagna, ci sono stati problemi? E infatti il problema più grosso adesso è quello, perché l'accumularsi di neve ormai ha distinto lo strato nevoso in 2 parti. Un primo strato di circa 40 centimetri che è diventato, si è solidificato, è diventato ghiaccio, e una parte fortunatamente ancora più leggera. Con le condizioni del tempo di oggi e di ieri la neve ha cominciato a sciogliersi, quindi è diventata molto più pesante e automaticamente sono cominciati i primi crolli di capannoni con bestiame all'interno. E ci sono i capannoni anche con. Esatto, purtroppo c'è qualche situazione un pochino anche più particolare perché molti capannoni in queste aziende agricole più nuove, più di nuova generazione, è stato fatto il tetto con pannelli per il fotovoltaico, quindi i danni sono ingentissimi. Sono
si parla addirittura di un capannone in località sagrata in comune di Fermignano che con danni approssimativi intorno ai 300.000 euro. Ecco, un'ultima cosa, la temperatura, oggi era molto freddo. Sì, e stranamente fino verso le 3:30 del mattino, le 4, la temperatura ancora era intorno ai 3-4 gradi, quindi praticamente sempre sotto zero, parliamo. Quindi ancora nella norma. Mentre invece stamattina il risveglio è stato piuttosto brusco, intorno alle 6:30 la temperatura era intorno ai 13-14 gradi, tant'è che alle 9 circa erano ancora 10 gradi e adesso siamo ancora su meno 7. Giù dalle parti tue. Nel pomeriggio ci siamo trasferiti presso l'eliporto di Cagli, che si trova alle porte della città, per attendere l'arrivo dell'elicottero della Forestale e nell'attesa dell'elicottero proveniente dal centro operativo di Pescara ascoltiamo due volontari del Soccorso Alpino di Pesaro che in questi giorni hanno effettuato anche loro vari interventi. Sono Andrea Latini, del capostazione provinciale del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e siamo impegnati in questi giorni in una serie di interventi di soccorso e verifica di persone isolate all'interno del territorio di Pesaro Urbino. Durante queste giornate abbiamo fatto circa una decina di interventi in ambiente impervio, movimentandoci con sci, lo sci alpinismo, che permettono di muoversi anche su neve alta senza problemi. In questo momento siamo in attesa di effettuare un intervento di controllo e verifica di stalle in territorio montano insieme al tecnico Andrea Guerra che è qui con me. E, niente, faremo questo intervento con l'ausilio dell'elicottero AB412 del Corpo Forestale dello Stato decollato dal comando di Pescara, messo a disposizione per questo intervento. Ora vediamo alcune immagini della missione di soccorso in cima al Pietralata con l'elicottero della Forestale. Certo. Vai anche tu, porta la macchina fotografica. Settimana 15 cavalli erano isolati e senza più fieno e bloccati in un capanno. L'elicottero ha portato sul posto i due volontari del soccorso alpino di Pesaro ed insieme al personale della Forestale di Cagli, Marco Morganti e Mirko Secci, hanno provveduto ad aprire la stalla circondata da oltre un metro di neve e portare fieno da un vicino capanno. Solo alcuni puledri presentano qualche problema, mentre altri 5 erano riusciti a liberarsi dal recinto e rimanere alla ghiaccio per qualche giorno. Mentre l'elicottero sorvolava la zona è stato visto anche un giovane lupo in mezzo alla neve che gironzolava nei pressi della stalla. Poi un'altra emergenza prima del tramonto, sul Catria, la cima più alta della provincia, 1702 metri, nel versante di Cantiano una valanga è scesa verso valle in località Fonte Luca e l'elicottero della Forestale è stato quindi impegnato anche alla verifica sul versante della montagna per constatare eventuali danni e pericoli. Un altro giro di ricognizione sempre con le guardie forestali di Cagli, un ispettore forestale del comando regionale ed una troupe di Sky è stato poi fatto sul Petrano e Nerone per la verifica degli impianti di Mediaset, Telecom e TV private.
al Petrano ed attorno al centro RAI del Nerone vi sono vari ripetitori e proprio il centro del Nerone da qualche giorno è isolato.